A Teramo è finita una prima tappa che ci ha visto grandi protagonisti. Non abbiamo tagliato il traguardo per primi, ma non siamo usciti sconfitti. Il passato ora non conta più. Siamo pronti per ripartire e scenderemo in campo ancora più determinati di prima. Ancora una volta daremo il massimo. Ripartiamo dalla fine per iniziare un nuovo percorso. Gli ultimi 90 minuti di campionato hanno confermato la nostra voglia di vincere. Batterci non sarà facile per nessuno. Tutti quanti dovranno fare i conti con il vecchio cuore granata. Sappiamo che in campo con noi ci sarà sempre il nostro dodicesimo uomo. Ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione nell'ultima trasferta di campionato. Lo sappiamo ogni partita, in ogni momento. Il più grande di tutti i tempi diceva: più difficile la vittoria, più grande la felicità nel vincere. Questo e tanto altro ve ne saremo sempre grati. Tutti noi abbiamo un sogno, possiamo realizzarlo. Dopo Teramo ripartiremo da zero, ma non abbiamo messo un punto, semplicemente una virgola. Da qui dobbiamo ripartire. Questo sarà, insieme a voi, il nostro nuovo inizio. Un nuovo inizio, ma una vecchia reggia, perché dobbiamo dimostrare che siamo gli stessi che abbiamo chiuso l'annata facendo numeri da record. Più situazione possibile, più conclusione possibile, più vicino alla partita possibile. 1, 2, 3, 3, 4, 5, buona! Stiamo lavorando benissimo, siamo carichi, incazzati per questo secondo posto e trasformeremo sicuramente questa incazzatura in voglia di vincere. Bravo! Bravi, bravi! 1, 1, 2, 3, 4, 5, sciocca, sciocca! Abbiamo fatto un campionato speciale con tanti punti, un percorso davvero che non dimenticheremo mai. E adesso siamo qui pronti in queste settimane per prepararci e dare il meglio di noi stessi per provare a dare tutto in questo nuovo cammino. Poggiati e vai! Io! Vai dentro! Vai dentro! Bravi! Ce la metteremo tutta per regalare alla città di Reggio quella, la categoria che merita. Dentro l'area piccola, avversaria, normale doppio, uguale là, d'accordo? Se dobbiamo farlo dentro l'area, è gol doppio. Sarà un nuovo inizio per noi e daremo tutto quello che abbiamo. Vai Luca, vai Luca! Avevo dubbi sul progetto, sulla bontà del progetto, perché la squadra è stata costruita con metodo, i giocatori sono stati scelti per caratteristiche e quindi sapevo che potevamo fare molto bene, io non avevo dubbi su questo. La
partita con il Modena all'andata, secondo me, ha dato qualche certezza in più al nostro ambiente. È stata una partita ben giocata davanti a un pubblico importante e lì forse mi ha fatto vedere veramente le capacità che potevamo avere. Da lì abbiamo cominciato veramente anche gli stessi giocatori ad avere consapevolezza di quello che stavamo proponendo. Ci sono state certe partite che sono state bellissime anche quando non è venuto il risultato. Anzi, ti dirò, forse le partite migliori mi ha fatto quando non è venuto il risultato, perché la partita col Cesena in casa, che abbiamo fatto 1-0, io credo che sia stata una partita bellissima e di altissimo livello. Il momento più difficile chiaramente è stato quando c'è stato quel trittico di partite dove abbiamo ottenuto qualcosina meno, ma se lo guardiamo col senno di poi, tutte le squadre hanno avuto quel tipo di problema. Il nostro è stato veramente piccolo, perché non ci ha portato a perdere 4-5 partite. Ne abbiamo persa due e forse una anche molto immeritatamente. La partita di Lucca, tutto sommato, non è stata una partita fatta bene, ma abbiamo colpito due pali. Io ricordo che questo campionato l'abbiamo finito con 86 punti, miglior attacco con 72 gol e una ventina di pali. Queste sono cose che ci devono far capire che dobbiamo renderci di nuovo protagonisti fra qualche giorno e darci le certezze che meritiamo. Aiutalo! So la difficoltà dei playoff, però questa squadra ha tutte le capacità per essere protagonista. Essere belli a volte può portare a perdere qualcosa, noi effettivamente abbiamo perso comunque poco. Belli forse è una parola grossa, siamo stati a tratti belli, spesso carini. La scimitarra i ragazzi lo sanno usare, l'hanno usata quando c'è stato da usarla, quando c'è stato da alzare la voce, quando c'è stato da reagire dopo una sconfitta, hanno sempre reagito alla grande. Dovremo arrivare al passaggio dei turni grazie alla nostra capacità tecnica, tattica, comportamentale e di personalità soprattutto. Quello che ho potuto vedere quest'anno con il pubblico è stato qualcosa di clamoroso. Le partite in casa chiaramente è giusto, c'è tanta gente, noi siamo stati bravi a portarli da nostra parte, ma vedere tanto coinvolgimento in trasferta onestamente mi ha sorpreso tanto. Ho sentito anche dire che dovremmo avere paura di certi stadi e io ho ribadito che devono pensare agli altri venire da noi e gli faremo vedere quelli che siamo. Credo tantissimo ancora in questa promozione. Sono un po' preoccupato. La squadra è forte, ma non vorrei che la sfiga ti perseguiti. Chiaro, ci sono tante mine vaganti, saranno difficili perché non è che ti regala niente nessuno, però secondo me ce la possiamo fare. Si è dato tanto, ma bisogna dare di più per salire di categoria. Come sempre, Forza Reggiana.
campionato straordinario sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto tantissimi punti, abbiamo fatto grandi prestazioni, ma sappiamo bene che non è finito qui il lavoro e che ci sarà qualcosa da completare. È stato un continuo di emozioni, probabilmente quello della speranza è stato un pochino all'inizio del secondo tempo con l'Entella, quando rientri in campo senti il boato dei tifosi che ti spingono per cercare di arrivare all'obiettivo, per vincere quella partita che sarebbe stata comunque molto importante per mettere pressione al Modena. Più brutto probabilmente è stato a fine partita con la Fermana, perché portando a casa quella vittoria noi dal campo eravamo convinti che a Modena fosse finita 1-1, da quello anche che ci dicevano da fuori e dai tifosi fuori, e invece quel gol di Gagno al 92esimo ci ha un po' condannato a fare questi playoff. Sarà un percorso tortuoso con delle difficoltà, con degli avversari importanti, però dobbiamo essere consapevoli che tramite quell'entusiasmo che siamo riusciti a ricreare da inizio anno ed il divertimento che abbiamo 7 giorni su 7 sia in allenamento che poi in partita lo riusciamo a trasmettere e ci aiuta per cercare di arrivare a quello che è, diciamo, il sogno di tutti quanti. Quello che mi aspetto dalla tifoseria reggiana è quello che ci ha sempre dato giorno per giorno, domenica dopo domenica, quel sostegno chiave fondamentale che fa parte di una città che ti spinge e che ti dà sempre quell'affetto di cui hai bisogno. Mi aspetto sicuramente tanto entusiasmo come ce l'abbiamo noi, tanto seguito, tanta gente allo stadio, tanta gente in trasferta, perché l'amore e l'attaccamento che hanno i tifosi reggiani per la maglia granata è qualcosa di speciale, di unico. Siamo pronti per questo nuovo inizio e ci aspettiamo grandi cose.
procedere al sorteggio. La prima squadra sorteggiata è Reggiana, disputerà la gara di andata con Peralpi Salò. Testa di serie sorteggiata è il Padova. Juventus. Che disputerà quindi la gara in programma martedì 17 maggio con Juventus Under 23. Andremo prima a sorteggiare le prime due società che disputeranno la gara di ritorno in casa e poi Nadia sorteggerà gli abbinamenti delle altre due delle semifinali A e B. Noi la prima in casa. Quindi noi abbiamo Della Palermo. Palermo eventualmente. La vincitrice della semifinale A disputerà la gara di andata in casa. Quindi noi in caso di finale giochiamo la finale di ritorno. Il tabellone finale. Quindi io vi ringrazio per qualunque necessità. Ci possiamo sentire direttamente più tardi tramite le riunioni. E grazie ancora. Buon lavoro. Abbiamo 4 pari e 2 vittorie. Giusto. Hai ragione, matematico. Però incontrare l'Entella per il Palermo non è semplice. Chiamo la questura. Un po' di pensiero. Allora giochiamo il 20 maggio in casa alle 20:30 contro le Ferralti Salò. Le semifinali, se passiamo, giochiamo in casa il 25 maggio e giochiamo eventualmente la finale in casa il 12 giugno. Riempiamo lo stadio. Peralpi è la squadra tecnicamente, in quel momento qua, più forte che potremmo incontrare, tecnicamente. È meglio così. Vabbè, ma no, tu hai dei pronosti troppo facili. Ma qua ci sono due ordini di valutazione. C'è quello tecnico, qual è la squadra più forte, quali sono la squadra con i giocatori più forti, e c'è quello della corsa, dell'aggressività e della dinamicità. E sono due binari diversi che vedo che ogni tanto si incrociano e non sempre vince quello più forte. Adesso quelli più di Leone chi sono qua? Monopoli sicuramente, Juventus. Il Palermo com'è? Palermo è un po' come il Monopoli, è una squadra che si chiude e parte con queste grosse verticalizzazioni sugli esterni, sulle tre punte. Va bene, adesso iniziamo a preparare la Ferralti. Oh, ma sono tutte difficili, non è che c'era una... Quando ieri sera facevamo le valutazioni su questo. Ti vuoi incontrare una per un motivo, una per l'altra, sono tutte complicate. Ci è capitata la Ferralti, di tutte queste in quel momento qua è la squadra più forte.
Ci aspettano 6 partite, come speriamo, importanti, con un obiettivo fondamentale per noi, per una città intera. È un bel ricordo, eh? Vincere il campionato il giorno del compleanno non è... Un regalo più bello di così non si può fare. Cioè, finito il campionato il giorno del mio compleanno, un anno dopo lo lascio mia figlia. Cioè, stesso giorno? È 2 giorni prima. 2 giorni prima di me. Sì, ma quella sera lì è stata... unica. Ma i playoff sono un campionato nel campionato, quindi... dato che si disputano alla fine di una regular season, come si dice, è proprio l'aspetto mentale che fa la differenza, quindi la condizione fisica, ovviamente quando arrivi a fine stagione cioè sarà la squadra che sarà in condizioni un pochino migliori rispetto a un'altra, magari una sarà un po' più stanca e un'altra un po' più fresca, però l'aspetto mentale, come si affrontano mentalmente questi playoff, farà sicuramente la differenza. Sì, però poi quando si fa l'adrenalina sei morto, quasi 2 o 3 giorni sei... Poi c'è andato la partita, c'è un po' di stanchezza, ti senti fuori. Noi dovremmo essere bravi a resettare, a non pensare a quello che è stato il campionato, a ripartire dai nostri punti di forza, quindi dalla nostra consapevolezza, dal fatto che comunque, soprattutto in casa siamo una squadra forte e dovremmo essere mentalmente forti soprattutto fuori casa. Sarebbe bellissimo poter riportare la regione in Serie B, poter ridisputare i derby con Parma e Modena nella stessa stagione. 17 maggio invito tutti i tifosi di tutta Reggio a venire in trasferta per noi. Sicuro. A posto!
sognando di vestire quei colori un giorno, e chi li indosserà mai si arrenderà e con onore lotterà per la vittoria, alzando insieme al cielo le bandiere. Lo stadio si accende, un coro per sempre.